Mi chiamo Lorenzo Binanti e credo nell'amicizia. Sono appena nato. Di fronte a me, due montagne. No, no, aspetta. Mi sa che sono i miei. Papà con i capelli lunghi. Sento mamma dire, è nato. Forse ho capito. Non ho un papà. Mi chiamo Lorenzo Binanti e credo nell'amicizia. Ho 6 anni e oggi è il mio primo giorno di elementare. Sono felicissimo. Sono nella sezione B, sono uno dei più alti e uno dei più stentati. Tutti si mettono ai primi banchi e io finisco nel primo. Poi vedo entrare lei, Isabaldino. Wow, è bellissimo. Mi accenna un piccolo sorriso intimidito, ma lei non ricambia. Mi chiamo Lorenzo Binanti e credo nell'amicizia. Sono al quinto anno elementare. Sto aspettando il pulmino che mi porta a scuola. Ma oggi vedo mia mamma un po' triste. Sembra strano. Ho sentito parlare di trasloco. Vabbè, passo col pulmino da casa e la vedo tutta smontata. Fa quasi paura. A scuola non sta andando molto bene. Sono stato preso di mira da un gruppetto di 3 ragazzi. Pensa che mi chiamano Scaccolamen solo perché mi hanno visto con una volta con la rete nel naso. Che matti. Hanno detto a tutti che ho i pidocchi, che puzzo e non mi lavo e che mangio le calcole. E da quel giorno nessuno mi vede più alle feste, nessuno mi vede più in ricreazione. Tutti ridono di me, nessuno si preoccupa per me, nessuno si ricorda chi sono. Mi chiamo Lorenzo Binanti e credo nell'amicizia. Ho 11 anni e oggi è il mio primo giorno di medie. Sono felice perché qui non conosco nessuno, è tutto nuovo. Ci sono persone belle, simpatiche, carine. Sembrano simpatiche e carine. Sì, sembrano. Perché fin dal primo giorno mi sentivo gli occhi addosso. Ad ogni mia manifestatina pensavo di essere per me. Perché ero grasso. Due ragazzi, Damian e Gabriele, mi prendono di mira. Anche qua, di nuovo. Mi chiamano Ciccio Bomba. A una festa, Damien ha detto a tutti che ho fatto una puzzetta. Tutti risero. E io mi sono sentito così piccolo, volevo vendicarmi. Il giorno dopo a scuola lo aspettai fuori, puntai dritto verso lui e lui senza nemmeno salutarmi. Mi tirò un cazzotto qua, dritto nel labbro, aprendomelo. Gli risposi con un altro cazzotto, aprendo il labbro, facendo solo peggio. Lo vedi partire e mi ha dato tanto di quelle botte, prendermi dei lividi. Tornai a casa e mia mamma ha visto i lividi. Non l'ha presa molto bene. Il giorno dopo è venuta a scuola, mettendomi ancora più ridicolo, perché mi ha fatto passare da quello che non si sa difendere. Mi chiamo Lorenzo Binanti e credo nell'amicizia. È il 28 aprile 2014 ed è il giorno in cui mio padre se ne va di casa. Io perdo il mio eroe, il mio punto di riferimento, il mio chiaro segreto, il mio tutto. Se ne va gridando di scordarsi di lui, gridandomi che non voleva farmi, gridandomi che sono nato per sbaglio, gridandomi che non dovevo nascere. Si dimentica di me e di tutti i miei sogni e di tutto il mio periodo più difficile, l'adolescenza. Da quel giorno ho capito che niente sarà più uguale, mi chiudo nel cibo e in un anno arrivo a prendere 60 kg, arrivo a pesare 104 kg a solo 15 anni. Dopo, ad ogni mio compleanno non c'era lui, non c'era mio papà e io mi sentivo così triste. Non ho mai festeggiato il mio compleanno con gli amici, non ci sono mai state quelle grandi feste, con gli striscioni, niente. Era come se non esistessi. Poi, 3 giorni dopo il mio compleanno, esattamente il 31 dicembre 2015, muore mio nonno. E pochi giorni di qua, da lì, c'è il funerale. E lì rivedrò mio papà. E appena mi ha visto, papà mi ha abbracciato forte. E io volevo che quel momento non finisse mai. Mi chiamo Lorenzo Binanti. Io ho smesso di chiedere l'amicizia perché
perché tutte le offese, le botte, le minacce, le delusioni e le offese su quel cavolo di web, un giorno mi hanno portato a guardare alla finestra e pensare che se sarei saltato giù, tutti mi sarebbero scordati del disastro che ero, tutti si sarebbero scordati dei casini che ho fatto, tutti mi sarebbero scordati di scacco alla mente ciccio bomba di quello che cazzo ero. Quindi, guardai giù, chiusi gli occhi e saltai. Mi ricordo solo un grandissimo grido. Prima di saltare sul comodino, ho lasciato una lettera, un messaggio di speranza per i miei coetanei. Faceva così: parlate, non abbiate paura di dire, non offendermi, mi dà noia. Non abbiate paura di quello che siete, non abbiate paura di sognare, non abbiate paura di sperare, non abbiate paura se accanto a voi, anziché un maestro di compagno di manco, avete un maestro di sostegno. Non abbiate paura se non avete qualcuno accanto. Non avete paura se qualcuno vi distrugge i vostri sogni. Non abbiate paura se non sapete amare. Fregatevene se siete single. Arriverà il ragazzo che vi saprà amare. Ricordatevi che il ragazzo perfetto non avrà gli occhi azzurri ma marroni. Non avrà il fisico, ma avrà quella pancia. E quando avete freddo vi darà forza. E perché no, calore. Basta stare male. Basta mettersi maschere. Basta fingere. Siate voi stessi. Sorridete sempre. Andate avanti. Perché al nemico fa male vederci sorridere. Mi chiamo Lorenzo Binanti. Ho 17 anni e le avrò per sempre.